Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video prodotti finiti. Era da tantissimo tempo che non registravo questa tipologia di video. Penso che l'ultima volta stavamo ancora in quarantena, quindi per dirvi, è solo che sapete che di solito quando devo provare dei prodotti, quindi vi faccio un mukbang, ed è inutile per me inserirlo nei prodotti finiti, quindi inserisco solo prodotti che non vi ho mai mostrato. E oppure vi ho fatto vedere su Instagram, quindi perciò ragazzi seguitemi su Instagram e mi trovate come Giulia Mifitto. Però ovviamente io faccio sempre questa tipologia di video perché so che a voi piace tantissimo. Allora, abbiamo qui, vabbè, la solita scatola. Allora, iniziamo. Ah, volevo dirvi un'altra cosa. Buon primo settembre, oggi è il primo settembre, anche quando starete vedendo questo video, perché voi lo vedrete tra un paio di ore sul canale. Buon primo settembre, io sono contenta perché settembre lo amo come mese, e poi perché raga iniziamo un primo settembre che almeno da me si sta da Dio. Mi sono svegliata stamattina, si stava freschi freschi freschi, ed è una gioia per me, oh, che basta, l'estate è finita, ciao. Per me è già finita da un po', quindi ciao estate, ciao. Allora, iniziamo con i prodotti. Il primo prodotto che ho pescato è questo preparato della Daily Life per Ria Pancake. È un protein pancake alla vaniglia. Sono usciti entrambi i gusti e vi ho fatto già anche il video recensione, quindi se volete vederlo ve lo linko giù nell'info box. E sono uscite su All Supplement due versioni, versione cioccolato e versione vaniglia. Io sinceramente preferisco versione vaniglia, infatti l'ho terminata. È super comodo perché io ci metto l'acqua o il latte, però di solito l'ho fatta sempre con l'acqua. Mi trovo benissimo e anche i valori sono ottimi. Ma per sapore è buono perché anche se vi viene il pancake un po' più liquido, però vi consiglio sempre una consistenza densa. Proprio in generale per il pancake il sapore era buono, sapeva proprio di vaniglia, era spettacolare. Infatti adesso vabbè ho tantissime farine d'avena. Poi una ragazza mi ha dato anche un consiglio in un vlog e ti adoro, un bacione. Dio, quando ho un po' di tempo, preparare tutti i pancake, già cuocerli ovviamente, e fare tutte le mie mini porzioni e congelarli, e mi servirà sicuramente questo metodo, che poi a breve vi aggiornerò. Penso che sabato vi registrerò un vlog che vi devo parlare di una cosa, questione sempre lavoro, quindi mi salverà sicuramente la vita quel metodo, oppure giusto per smaltire tutte le farine d'avena. Però se voi la mattina andate veloce, vi serve una cosa super veloce da fare ma non volete rinunciare ai pancake, io vi straconsiglio questo preparato perché è buonissimo. Gusto cioccolato, sì, buono, ma niente di che, ma vaniglia è la fine del mondo, infatti l'ho finito subito. Poi, penso che c'è pure qualche altro pacchettino, fatemi vedere perché poi mi dimentico sempre, infatti ce ne sono tantissimi, vabbè. È la pasta della Filling, ok, la pasta proteica. Sapete che io, guardate, queste sono uguali. Sapete che ormai ho provato tutte le versioni, sia questa qui, che come vedete ha la parte arancione che ha un po' di carboidrati in più, e poi alla fine è sempre pasta proteica. Invece questa qui con la confezione rossa, per rendervi l'idea, ha meno carbo, però ha comunque più una quota proteica maggiore. Quindi in base alle vostre esigenze scegliete, però ragazzi devo dire che come pasta è davvero molto buona. Sapete che ormai la pasta proteica, per chi ha provato la pasta proteica, non sempre ci va bene al 100%. Di solito si sente sempre un po' di cartone, invece devo dire che questa è molto molto buona. A me piace tantissimo, ed è la pasta della Filling, ok, ho provato i ricciolini, io le chiamo i ricciolini però non penso che si chiama così, le pennette, quell'altra specie, i sedanini, adesso non ricordo, però è davvero molto buona. Restando sempre in pasta, nella questione pasta proteica, ho provato anche quest'altra pasta. Allora, tra le due, sinceramente, io preferisco questa della Filling, ok, però sinceramente, perché almeno ha anche un po' di sapore, e devo dire niente male, non mi dispiace. Invece questa qui della Performance, sì, penso che si chiama così, è la pasta Young, vabbè, è sempre pasta proteica, sempre 50 grammi, però visto che c'è anche il pacco grande, questi prodotti li trovate sempre su All Supplement, aprite l'info box che trovate direttamente i prodotti linkati, e avete anche il mio codice sconto, è come sempre Giulia010. Ho provato questa pasta insieme a voi nello scorso What It In A Day, in cui ho fatto vedere che Raffa lo fece col merluzzo e il sugo, e devo dire la verità che rispetto a quella della Filling, ok, il sapore è ancora più neutro, quindi sappiamo che per la pasta proteica è una grande salvezza. Per chi ha provato la pasta proteica mi può capire, però devo dire che
Quest'altra pasta è ancora più valida. Mi dispiace che Feeling OK ancora non fa la versione grande, ma è tipo 500 grammi, però penso che lo farà, io l'acquisterò sicuramente, però anche le mini dosi sono molto comode. Però devo, se non mi sbaglio, questo qui fa anche il pacco grande, quindi lo riacquisterò sicuramente. Almeno per questo periodo, perché poi quando vado io nella fase di massa, pasta proteica non ne mangio, non mi interessa più, sincera. Quindi è giusto per questo periodo un po' di transito. Però poi quando io andrò in fase di massa non mangerò sicuramente più pasta proteica. Poi, ho finito, fatemi vedere quante ce ne sono, solo uno. Perché l'altra già ve l'ho recensita, quella lì neutra, e sapete che era molto buona, ed è la Fit Puccia di MG. Questa qui è quella lì vegana, però questa qui è versione cereali. Devo dire la verità che anch'essa è molto buona. Di questa non vi ho fatto il video mukbang, ma ve lo feci vedere in un What It's in a Day. Devo dire la verità, molto molto buona come Fit Puccia. Mi piaceva tantissimo, anche i valori niente male, quindi ve la straconsiglio. Tra le due, sinceramente, ragazzi, sono entrambe buone. Se le volete provare, provatele entrambe. Se tanto volete provarne una, prendete cereali, però devo dire che sono molto simili. Alla fine il sapore siamo lì tra neutra e cereali, solo che cambia che queste cereali, cioè pezzettini di cereali, però alla fine, raga, consistenza, eccetera, stiamo là, non cambia molto. Poi. Quest'altra qui, che è molto buona, io sapete che io adoro i prodotti di Rima. Adoro specialmente la pizza Rima, anche la, come si chiama, l'Apia Rima, è buonissima. E anche la schiacciatina Fit. Io questa qui l'ho mangiata, non in versione salata, non l'ho mai provata in versione salata, però una domenica mattina, io di solito amo questi prodotti, proprio per questo motivo, una domenica mattina non avevo voglia di prepararmi niente, non avevo neanche il pan bauletto in casa, non avevo quasi niente. L'unica cosa che potevo fare o i pancake o le crepe, ma mi scocciavo. Quindi, ragazzi, sinceramente l'ho farcita sopra con Philadelphia, marmellata e burro d'arachidi. Mamma mia, raga, una goduria assurda, troppo buona. Poi ho provato questo qui che è l'iper focaccia della X Pro. Sinceramente buono, ma sa un po' troppo, anche i valori niente male, niente male, buono, però sa un po' troppo di cartone. Però niente male, ma non so se lo riacquisterò. Sinceramente, ci sono altri prodotti ancora più validi. Andiamo avanti. Mamma mia, raga, ho finito la Delicious crema al pistacchio. È stata la prima che ho terminato. Questa è la fine del mondo. Non mi voglio soffermare perché ormai lo sapete, ma è stato il mio amore proprio. Vabbè, questa qui anche, questa penso che mamma l'ha inserita all'interno della scatola, perché mamma, quando vede i miei prodotti in giro per casa che ho finito, quindi li devo andare a gettare perché ormai già ve l'ho fatto vedere, lei li prende invece di comunque gettarli, li inserisce nella scatola perché sa che faccio il video dei prodotti finiti. Allora, questa qui è una focaccia panito, questa qui ho fatto un video mukbang. Anche questo non mi dimentico, ve lo linko sotto così andate a vederlo nel dettaglio. Però devo dire che era molto buona. All'interno c'erano due, ce n'erano due, però sono piccoline, ma sono sfiziose. Anche valori niente male. È una focaccia senza glutine. Poi ci sono un po' di barrette proteiche. Non ci sono tantissimi prodotti perché, come vi ho detto, di queste, se non mi sbaglio, ho anche i video, quindi vi lascio anche i video. Allora, questa è della. C'è anche un'altra che l'ho mangiata 2 sere fa e mi sono dimenticata di metterla. Dopo la prendo e ve la inserisco, ve la faccio vedere. Allora, Fulfi Chocolate Caramel Cookies. Allora, quindi cioccolato e caramello con i pezzi di cookies. Questa, raga, era buonissima. Il marchio è Fulfil. Mamma mia, raga, buona, buona, buona. C'erano proprio i pezzettini. Veramente molto, molto buona. Promossa. Questa qui della PHD Smart Bar, gusto chocolate e peanut butter, anch'essa molto buona, poi si sa, cioccolato e peanut butter, cioè raga, è la combo perfetta, ma questa barretta che è la Battle Bites al cioccolato e cocco mi ha fatto sognare. All Supplement ultimamente ha rifornito tutte queste barrette di nuovo e sono tutte buone. L'unica che forse non prediligo tanto è quella alla carota, però anche se è buona, vi deve piacere il gusto, ma questa qui, raga, sembrava
tipo cioccolano, come si chiamano? Comunque là della Loacker, le tarte, adesso non ricordo bene, cioccolato e cocco, ve lo giuro raga, uguale. No, pensavo non stava più filmando. Buonissima raga, cioccolato e cocco, dovete provarla. Un'altra cosa che mamma stavolta l'ha buttata, però vabbè ve l'ho fatta vedere già tantissime volte, è la piadina della Mulino Bianco integrale. Io adoro le piadine la piadina della Mulino Bianco, sono veramente molto buone, anche i valori niente male. Anche quella però ve l'ho fatta vedere recentemente in un vlog, molto molto buona. Poi ho finito questa farina della BPR. Ormai chi mi segue sa che ho tantissime farine, quindi secondo me tra un paio di mesi vedrete qualche farina finita, speriamo, perché adesso le sto facendo girare tutte, però le devo smaltire. Ed è questa farina d'avena gusto waffle, di questa anche vi ho fatto un video, avevo recensito i tre gusti, quella là cinnamon, che raga io non riesco a finire perché cannella a me non piace, proprio la cannella, poi c'era waffle e creme brulee già ve l'ho fatta vedere che per me tra tutte e tre era la più buona. Waffle buona, però se state cercando una farina molto delicata, neutra, allora sì. Però sa di dolce, sì, ma niente di eclatante. Quindi tra waffle e vaniglia, sinceramente preferisco di più vaniglia. Poi, cosa c'è? Ah, ho finito questo qui, del riso latte della Mevgal. Boh, non so come si pronuncia, vabbè, comunque questo qua. Mamma mia, raga, questo saprà proprio del budino Miu Miu, come si chiamava? Miu Miu? Sì, del budino proprio, di un budino a cioccolato, ma principalmente quello. Ed era veramente molto buono perché c'erano i pezzi di riso che si sposavano da Dio col cioccolato. Ho finito anche un paio di confezioni di quella alla vaniglia, però ve l'ho mostrato già tante volte, ma cioccolato e vaniglia sono i miei preferiti. Ho finito la Protella Rosa, che se state cercando una crema spalmabile. Che poi questa qui sapeva proprio di caramella rossana, di Big Bubble, non sapeva di una classica crema nocciola, che molti dicevano, vabbè, niente di che perché è una classica crema di nocciola, invece no, raga, era completamente diversa ed era, poi era rosa, era anche bella sui pancake, bella, veramente bella e anche buona. Quindi se vi piacciono un po' questi due gusti ve la consiglio, se state cercando una crema spalmabile particolare, diversa dal solito, ve la straconsiglio. Poi ho finito la Gonaz, che devo dire la verità, questa qui è una crema spalmabile alle nocciole. Sinceramente raga, niente male, non posso, all'inizio quando l'ho provata non mi convinceva, però raga non posso dire che è un prodotto scadente perché comunque anche rapportata alla quantità, al prodotto e al prezzo è ottima perché comunque costa in circa sui 4-5 € ed è 350 grammi. Devo dire la verità che niente male, è una classica crema alle nocciole, anche se tra questa e quella della GOTY7 preferisco quella della GOTY7. Solo questa che era un'altra barretta proteica della PHD Diet Whey cioccolato e peanut butter. Scusate, non si dice peanut ma peanut. Sorry. Peanut butter, sì, è la forza dell'abitudine. Adesso mentre leggevo mi è venuto in mente il commento di una ragazza. Vabbè, comunque questa qui, sorry. Comunque, devo dire la verità, buona, però è molto stucchevole. Cioè, raga, non vi aspettate è molto corposa, è molto forte come sapore. Si sente, raga, di cioccolato e burro d'arachidi, però non è quella barretta delicata tipo come quest'altra qui, oh. C'è anche un po' crunchy, cioccolato e burro d'arachidi, però comunque molto corposa, è molto dolce, arrivate a metà ed è molto dolce. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!